Ciao a tutti ragazzi, io sono Eric e bentornati su Amnesia The Dark Descent. Ok. Con questa bellissima immagine cominciamo la puntata. Oh, buongiorno! Ma che bel. Mille piedi con una faccia da bambino che sei. Che vomita addosso a una donna. Oh, posso toccarla. Una donna nuda, azzurra, nell'acqua, senza il resto del corpo, parte delle gambe. Ok, basta. Andiamo a vedere il resto della stanza. Buongiorno. Bella. Bene. Dammi qualcosa per curarmi. Oh, anche l'olio, va bene. Andiamo su. Ok, allora. Abbiamo tante scelte. Stanza degli ospiti. Poi. Studio. La porta di là che non so cosa sia. E la porta di qua che non c'è. Niente, scherzo. Wow! No, non spero non c'è niente. Ok, nella scorsa puntata, se l'avete vista, questa porta si è aperta col vento, quindi perché non andarci? Siamo così sicura. You have an ascending room. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, the Colosseum at Regent's Park has one. It takes you to the gallery where you can view the panorama. Good. This ride might be a little longer, and in the other direction. Consolami tu. Voi due siete amici, eh? Comunque, io non vorrei andare di là. Però sono stupido, quindi ci vado. Le acque inquietanti. Qui che c'è? Sala macchine. Bei leoncini. E qui sono sicuro che niente andrà storto. Un coso qui. Questo non mi piace. Ma mi sa che ci vado lo stesso. Sapete perché? Non ne ho idea. Oh, meno male. Allora, cosa c'è che non va? Con l'elevator. Trovo modo per avviare il motore della sala meditazione. Beh, direi che la sala macchine è il posto più ovvio dove controllare. È inceppata. Che cazzo però. Non va niente qua. Castello di merda. Mamma mia. Ok, dove possiamo trovare un posto dove disinceppi, cioè un posto dove trovare qualcosa che disinceppi? È un meccanismo questo. Boh, beh, comunque. Un qualcosa che disinceppi il. Si è chiusa? Ok, no. Oh, ma che bel posto! Magazzino. Potremmo andare al magazzino. Proviamo. Scesi dal letto e guardò fuori dalla finestra. Era completamente buio. Aspettò. Diede un'occhiata al vecchio orologio e aspettò un altro po'. Le 4, pensò. È sufficiente. Fare il bagno nudi. Che belli. Le 4 di notte. Idea di merda che ho avuto, mamma mia. Idea proprio di merda che ho avuto, mamma mia, mamma mia, mamma tua. Scusate, il magazzino sta dentro. Che bella tip. Trova la chiave per aprire la porta, ah sì. Quindi questa tip mi dice che
Mi dice che non devo star qua, in poche parole. Attrezzatura, potrebbe essere lì? Proviamo. Che bel posto accogliente. Ok. Candele, torce, vabbè, sì, lo so. Mi serve una chiave, signore, mi serve una chiave. C'è qui una chiave da qualche parte? Accendino, accendino. Questo non so che cazzo sia. Ok. Da. Dimmi. Oh no, il laudano no. Questo significa che incontriamo qualcuno. Ok. Sapete? Ho la vaga idea che qualcuno qui in questa puntata va un cazzo! In questa puntata prenderà tanta paura. E io non voglio dire che sono un fifone, eh. Magari prendete anche voi paura. Ma mi sa che io prendo tanta paura. Perché qui c'è qualcosa che mi servirebbe, mi sa. E quando io toccherò questo affare, da lì arriverà un mostro. Guardate. Scusa. No? Niente. Bene. Pezzo del trapano. Devo trovarne altri? Che palle. Speravo di poterne andare. Ok, ora andiamo all'unica porta chiusa. Ok, sembra tutto a posto. Già. Martello potrebbe difenderci. Vediamo che cosa c'è. Niente. Che bel posto. Oddio, quanto è buio. Ok. Nota. Alexander, ho preparato. Aspetta, sulla macchina. Sulla miscela esplosiva. Miscela esplosiva? Ok. Alexander, ho preparato gli esplosivi che ti occorrevano per liberare il canale di Scoso. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante maneggiare la miscela con attenzione. Preferiscilo ai tuoi stupidi servitori prima di proseguire con i tuoi piani. I liquidi di per sé non sono esplosivi e devono essere tenuti separati per evitare ulteriori incidenti. Ho sistemato due grosse vasche nella stanza a fianco per gli ingredienti. Tutto quello che devi fare per iniziare è mischiare i liquidi. Agrippa. Ok. Devo mischiare i liquidi. Che non so quali sono. Oh, un'altra porta, che bello. Quindi non me ne vado ancora. No, aspetta. Questa è la porta a cui siamo venuti prima. Sì. Quindi qui c'era questo, ok. Niente, ce ne andiamo. Buono, bello. Quindi facciamo un po' schifo questo posto. Meglio. Ok. Però siamo ancora in questo schifo di posto. Ok, non andiamo di là. Andiamo di qua. Qui sarà sicuramente molto più sicuro. Sicuramente molto più sicuro. Ok. Oh, qua c'è là. Un'altra pezza del trapano. Sì. Oddio. Cazzo è lì. Merda. Merda, merda e merda. Amico mio, io
Ho un po' di paura di te, sai? Dove cazzo sei? Aspetta un attimo. Se noi abbiamo questi... No. Ritrovare prima tutte e tre le parti. Che cazzo. Ok. Immagino che dobbiamo andare dove è andato lui. Perché giustamente un po' di culo ogni tanto non lo possiamo mica avere. Signor mostro, non sono qua per farle del male. Oddio. Che cos'è che c'è? Pezzi della macchina. Ok. Cosa abbiamo scritto? Le macerie di un collo impediscono il passaggio di un retorno attrusive. Grazie. Molto utile. Comunque. Ora, andiamo a farci fottere in maniera molto... Stai scherzando? Dove cazzo devo andare allora? Dov'è il terzo pezzo del trapano? Dove cazzo è? Un minimo di intuitività? Non lo so. C'è una sega? Va bene anche una sega? Vieni qui, mostro. Ok, preso. Oh, t'ha trovato! Yeah! Yes! Arrivo! Baldracche! Un attimo però. Potrei anche usare questo. Questo qua non posso ancora giù. Ok, trapano. Buono. Adesso andiamo a salvare quella lì. Così quella lì ci insula per bene. Questo? No. Ok, mi sa che tu muori qui. Ciao ciao. Cazzi tuoi. Adios. Non stavo qui un altro istante. Sono coraggioso e sono anche un cavaliere, in effetti, lo so. Cerco di mettere insieme i pezzi, ma come le dune del deserto si separavano quando non si guardava. Ok. Ora credo che il trapano apri la porta della macchina. Nella stanza delle macchine. Apri. Ok. Sono riuscito a risolvere il puzzle. Sto scherzando. Ma che cazzo mi serve allora il trapano? Ok. Credo che io debba fare qualcos'altro ancora. Uff. Allora, di sopra per forza. Per esempio, nello studio ci sarà sicuramente una chiave, giusto? Una chiave si potrebbe trovare. No? Uno studio? Non avete le chiavi nello studio? No. Avete uno studio? Chi ha uno studio ha le chiavi lì, fidatevi. Ok, beh dai, già molto meglio come posto. Chiavi? Oddio. Ci vorrà un po' di tempo per trovare qualcosa qui dentro. Dammi qualcosa. Ok, sì, minchia. Niente. Dammi l'olio. Ma... Olio.
Ok. Wow! Ok. Rumori strani a caso. Non credo ci sia niente qua, sapete? Oh. Niente. Ok. Mi sembra strano che non ci sia nessun motivo per questa stanza. Ehi, cosa fate? Oh! Sedie, oh, erano così, eh? Guardate lì che... Che schifoso, andate da un'altra parte a fare quelle schifezze. Ecco. Qui. Niente. Ok. Oh. Ok. Questo assomiglia di più a uno studio. Strano, ma uno studio. Ok, niente qui. Scendiamo un po', leggiamo un libro. Che si allontana. Ok. La Bibbia in parte, il crocifisso, perfetto. Perché nessuno ha le chiavi? Ok, nota. Certo, io ho letto tutto. Allora, qualcuno che canta. Niente di strano. Qualcuno che sibila. Niente di strano. Come faccio a trovare qualcosa in questo schifo? Sono belli alti, eh? Mamma mia. Ok, sono anche dei cani che abbaiano. Bello. Studio molto strano, però. Quel cane mi ha fatto paura un istante. Ok, abbiamo la sega. Quindi, ostro, vieni pure qua, ti seguo la faccia, anche al cane. Ops, scusa. Niente, martello, sangue, cavità del cranio umano. Perfetto. Cose molto interessanti. Ok, ho letto tutto. Tagliamo il fuoco. La testa del cane. No! Ah, quindi sei vero. Uccello morto. C'è qualcosa di non impagliato o morto o... Let's see what you have to offer. Non so, nel cane. What a mess. I should have sharpened the saw. But I can sense it. It's definitely there. Ok. I cani non si divertono molto qua dentro. Cioè è molto piccolo, sai? E non hai una faccia molto presente. Tu sei brutto poi. Comunque. Oddio, anche gli uomini no. Beh sì, immagino di sì. Chiudiamola. Ok, prima di leggere cerchiamo cose molto importanti qui dentro. Non c'è niente, via le palle. The voilà. Oddio. Quindi questa stanza ha lo scopo di ovviamente oh, fatto qualcosa? Niente.
Vediamo se qui c'è qualcosa. No, non c'è. Oh! Oh, Jerry, ciao, ciao! Vai via. Mi sei sul cazzo, anche da io. Ok. Immagino di essermi perso qualcosa. Oddio. Canto così male. Comunque. Oh, che bello. Mamma mia, ma che culo che ho oggi. Trovo un'altra strada nel centro dello studio. Ok, credo che per questa parte non ho più tempo. Ma nella prossima comincerò già subito con la soluzione. Se la trovo. E non è detto. Comunque, anche per questa puntata è tutto. Se vi è piaciuta lasciate un mi piace, iscrivetevi.